Salve a tutti e benvenuti sul canale YouTube di BizLuck. Io sono Simona e la cosa che potrebbe interessarvi su di me è che amo la danza, amo il make-up e amo ovviamente il teatro. Di cosa mi occuperò io su questo canale? Ma ovviamente di make-up scenici. Io mi rivolgo a tutte le persone che non hanno un make-up artist che li segua ai saggi, agli spettacoli. Ma andiamo avanti. Oggi, come primo step, parliamo di base trucco. Trucco semplice, ovviamente, non andremo a riprodurre oggi cose troppo elaborate. Quindi vi voglio dare dei consigli, magari per far durare di più il trucco, dei segreti per farlo reggere di più, eccetera, eccetera. Da premettere una cosa. Ora, che tu sia maschio o femmina, se sei un artista e devi fare uno spettacolo, ti devi truccare. Se tu sia piccola o grande e sei un artista, mi dispiace, ma ti devi truccare. Se tu lo odi o no, mi dispiace, se sei un artista, ti devi truccare. Detto ciò, andiamo avanti. Secondo il mio umile, umilissimo parere, la prima cosa da fare è andare a metterci un primer. Cos'è un primer? Per chi non lo conoscesse, permette al trucco di aggrapparsi alla nostra faccia in modo che non vada via subito. Questo qui è, ovviamente esistono mille primer, questo è molto liquido, però forse per gli spettacoli converrebbe avere uno un po' più siliconico, perché quelli lì vanno a minimizzare tantissimo i pori della nostra faccia. Ma comunque adesso io ho questo qui, quindi abbiamo detto che ci trucchiamo con le cose che abbiamo nel beauty case e ce l'andiamo a mettere. Una volta steso il primer, aspettiamo 2 secondi che asciughi. Prima cosa che andrò a fare non sarà mettere direttamente il fondotinta. Perché? Perché ho delle imperfezioni qui. Per andarle a correggere utilizzerò questo primer di red. Non so se si vede che sia verde, fidatevi sulla parola. Io qui ho un fantastico specchio, non fantastico per niente. Abbiamo deciso di fare questa cosa ora che siamo in quarantena, quindi non mi sono potuta adeguare e attrezzare molto bene, ma provvederò a farlo con questo. Voi potete usare un correttore, mi raccomando deve essere però chiaro, per intenderci un po' beigiolino. Se utilizzate quello aranciato le andate solo a evidenziare, ovviamente. Una volta steso questo correttore qui, andiamo a fissarlo un po'. Quindi io metto un po' di cipria. Esce. Questa è una cipria libera, in polvere libera. Secondo me è più comoda da tenere rispetto a quella colorata, però poi dipende anche da un po' dalle esigenze. Ok, ho fissato la mia correzione sui brufoletti. Io lo so che molte persone non amano molto il trucco, però secondo me fa il 50% del personaggio. E quindi ragazze, anche se odiate tutti questi prodotti che io vi andrò a mettere sulla faccia, dopo tante ore di prove e poche ore di sonno, ci sta che abbiate le occhiaie, dovete metterli. Fondotinta. Esistono mille fondotinta. Però per uno spettacolo quello che io vi consiglierei è uno coprente, ma anche che sia opaco, quindi escluderei quegli idratanti che vi lasciano un po' lucide, perché tendenzialmente su un palco ci sono le luci che ci fanno sudare. Utilizzate un fondotinta che sia bello strong, anche magari bello coprente. Oggi io vado a utilizzare questo qui di Fenty. Fatelo un buon investimento su un fondotinta che sia un po' più di qualità, soprattutto per gli spettacoli, perché altrimenti potrebbe succedere un macello. Io utilizzo anche questi qua perché non si trasferiscono facilmente sui vestiti, quindi se avete cambi veloci e cose del genere, aiuta. E vado a stenderlo con un pennello. E questo non è nemmeno tra i fondotinta più coprenti che esistono, però
abbiamo detto che ci trucchiamo con le cose che abbiamo nel nostro beauty case, e quindi lo sto facendo anche sulle orecchie, ragazze. Adesso, per rendere il trucco ancora più forte ed evidente, possiamo andare a ricreare il contouring con un prodotto che sia in crema. Poi sopra metterci il fondotinta, fissare tutto e poi andare con le polveri, in modo che il trucco sia ancora più resistente. Esistono cialde, stick, ce ne cadiamo di roba per il contouring. Se lo avete, fatelo. So che magari può sembrare un effetto un po' esagerato, ma dobbiamo considerare che comunque il pubblico ci vede da lontano, quindi dal palco risulterà poi per il pubblico più naturale. Ragazze, non lo dico ai ragazzi perché forse i ragazzi è più raro che si trucchino, ma ragazze, io lo so che l'illuminante è la vostra vita, siamo in un periodo dove l'illuminante non può assolutamente mancare nel nostro beauty case, ma evitatelo, forse per uno spettacolo o per un saggio, perché essendo molto perlescenti, con le luci sembrerete delle palle da disco. Quindi, per andarvi a illuminare, utilizzate dei correttori solo più chiari. Non so questo quanto sia più chiaro di me. Facciamo una cosa, lo faccio con questo, che forse è un po' più... Deve essere chiaro, io non so con questa luce quanto si veda, però lo è, vi giuro che lo è. Andiamo avanti. Questo correttore lo andiamo ad applicare nelle parti che volete illuminare, quindi magari mi potevo organizzare meglio. Poi dovete prendere un po' la buona con la spugnettina. Allora, una volta che avete bagnato la spugnetta, mi raccomando, strizzatela bene, altrimenti fate un macello e andate a stendere quello che vi siete in faccia. Fatto il passaggio del correttore, io andrei un attimo a fissare il tutto con una cipria. Io sotto le occhiaie preferisco anche una cifra più coprente, sul resto del viso forse questa qui in polvere un po' meglio. Vado a fissare, il mio correttore già è matte, però fissatelo lo stesso. Sicuramente dopo che avrò finito di filmare dirò: ah, ma questa cosa, ma io l'ho detto, brava Timo. Siamo certi che il nostro trucco non si muova per nessun motivo al mondo. Ok, una volta fatto ciò, visto che non ho messo il prodotto in crema, abbonderò un po' con il prodotto in polvere. Vado a mettere una terra in modo da contornare il nostro viso e per dare ancora più definizione. Quindi lo andiamo, possiamo fare tipo un 3. Quindi facciamo tac, tac. Quindi andiamo a pulire questa parte qua. E vi ripeto, non abbiate paura di abbondare, perché si deve vedere dal palco, altrimenti sembrerà che non mi sentite bene. E non vogliamo questo, vero amiche? Bravi, e amici, soprattutto anche gli amici, perché anche l'attore maschio si deve truccare. E questo potrebbe essere un'idea per un nuovo video, truccherò mio fratello che anche lui è attore e fa parte anche lui della compagnia, per farvi vedere anche come truccare magari un ragazzo. È un'ottima idea, brava Simona. Ci andiamo a scurire qui e di qua. Io consiglierei comunque anche agli attori maschi di avere il proprio beauty case. Ecco, per esempio, questo passaggio è una cosa che io non amo fare nella vita normale, ma per uno spettacolo abbondiamo. Poi andiamo a metterci un po' di card e ce l'andiamo a mettere sulle guance. Una volta la mia insegnante scese e dice: ragazzi, truccatevi un po', sembrate morti! E quindi ci siamo tipo tutte andate a ritoccare il trucco, perché la stanchezza delle prove, tutto, il sudore, mettici tutto, sembravamo dei cadaveri. Abbondate con farlo. Dopo che sembrate che avete l'influenza, possiamo passare agli occhi. Se non avete il primer occhi, e oggi io farò finta di non averlo, andiamo a stendere sempre il famoso correttore, quello lì chiaro, su tutta la palpebra.
Devo anche finire tutti i braccini. Vi ricordo che stiamo andando a realizzare un trucco per un personaggio che deve interpretare una parte di un essere umano. Una volta io ho interpretato di essere nel futuro, ho usato delle cose che mi sono utilizzate. Magari lo riproduciamo così. Farò le sopracciglia, che è un altro passaggio che io non amo fare, ma per uno spettacolo magari sarebbe il caso. Io odio farmi le sopracciglia, ma io voglio farlo. Le pettiniamo prima, andrò giusto a riempire qualche parte che magari manca. Almeno non mi manca nessuna parte, ma lo farò. Cosa per gli occhi? Andiamo ad utilizzare una matita, mettiamocene un colore in crema sotto di base, perché così regge meglio il trucco, non vorrei ripetermi. Guardate davanti a voi e prendete il punto qui dove si incontra la piega dell'occhio, insomma. Sì. E di qua. Molto velocemente, c'è un casino qua sopra che non avete idea, e andate a ricreare una V. Ok, non vi preoccupate di essere precise, con un pennellino, sempre ricreando tipo una V alla fine dell'occhio. Io quanto forse mi sto sporcando. E lo andiamo a sfumare. Vado a prendere una palette molto molto basica, che ha pochi colori dentro, così non ci confondiamo. Andremo a prendere un colore chiaro e lo andiamo a spiaccicare su tutta la palpebra mobile. Questo è un trucco proprio semplice, molto 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 semplice. Una volta che avete aggiunto la quantità di prodotto che volevate, andiamo a mettere nella piega dell'occhio questo colore qua di transizione e lo andiamo a mettere qui così. So che la luce fa schifo, ma mi attrezzerò. Un pennellino più piccolino. Vedo perfettamente la V. Poi con una matitina di prima, che in questo caso è marroncina, al limite potrebbe essere anche nera, andiamo a contornare anche la parte di sotto e poi dopo andiamo a fissare con l'ombretto. Quindi andiamo a mettere nella rima inferiore. Una cosa importante che volevo dirvi è di utilizzare, soprattutto perché si dà tanto, prodotti waterproof, oppure se tendete ad avere l'occhio che lacrima, è decisamente un'ottima scelta. Per andare ad aprire lo sguardo andrò a mettere una matita color burro. Passiamo ora al mascara, che vi ho detto che è meglio averlo waterproof, ma in questo momento non ce l'ho waterproof. Sarebbe anche bello magari avere delle ciglia finte, che non sono solita utilizzarle. Mi vado a piegare le ciglia. Guardate in basso, l'ho inserita, piegate un pochino. Mi raccomando, il piegaciglia va utilizzato prima. Ci andiamo a mettere il mascara. Amo molto i rossetti a lunghissima tenuta, ma ve li consiglio assolutamente, soprattutto per chi ha cambi molto veloci. Solitamente sono no transfer, devo dire i rossetti, quelli normali, cremosini, e il girolabbra assolutamente, perché si stampano i capelli sopra e non vogliamo che accada questo, o che si stampi su uno dei nostri vestiti. Sono un po' più difficili da mettere, nel caso potete aiutarvi con una matita o andare a utilizzare addirittura una matita, perché altrimenti sembra che siamo anemiche e stiamo per morire. È un color carne, ma almeno adesso sembra che ho le labbra. Come step finale andate ad utilizzare uno spray fissante. Ma per tanti anni io ho utilizzato
questa qui che è la lacca fissa benissimo. Il trucco è finito, spero che sia stato utile. Evitiamo quindi che vengano nei nostri camerini a dirci: ragazze, ma non vi siete truccate, ma che succede, sembrate delle morte. Spero che questi tutorial, oltre a che farvi compagnia, vi aiutino a rendere i vostri make up più duraturi. Un bacio.